claim secondo me è chiaro. Ci stai fermo sicca, ci cammina allicca. Cinca cammina allicca, ci incassa a casa sicca. Ci cammina allicca. Ci stai fermo sicca. Ci stai fermo lecca e ci cammina. No, ti ho sbagliato. Ti stanno aprendo le porte. E questa è un'opportunità per tutti, eh? Un'opportunità per voi, per voi, per voi. Incontrare altri giovani come me che hanno voglia di fare qualcosa insieme e di contaminarsi. Io vorrei delle Cantelmo che escano fuori dalle Cantelmo. Io vorrei uno spazio che riuscisse ad adattarsi a varie esigenze, quindi uno spazio modulare anche per piccoli progetti, per piccole iniziative. Un punto di incontro per i giovani imprenditori. Oggi raccontiamo quello che è stato, quello che siamo e soprattutto insieme a tutti gli attori di questa città racconteremo quelle che saranno le Officine Cantelmo. Noi avevamo due strade, quella di pensare da soli le nuove Officine Cantelmo, le Cantelmo 2.0, invece abbiamo deciso che la strada migliore è quella dell'ascolto, ascoltare tutti gli attori per una progettazione partecipata. Officine Cantelmo non è soltanto una cooperativa fatta di soli individui, ma Officine Cantelmo è un insieme di associazioni, di imprese, di start-up, di giovani, ragazzi e ragazze che vogliono segnare il cambiamento, e questo cambiamento lo segneranno insieme a noi penseranno quali saranno le strade migliori da percorrere affinché questo territorio possa essere ancora più vivo e più forte. E questo noi lo facciamo, ripetiamo, non da soli, ma lo facciamo insieme a tutti quanti, perché crediamo che la condivisione degli spazi, uno spazio pubblico, sia il futuro di questa città, di questa regione e di questo paese. Adesso le Officine Cantelmo rigiocano la loro scommessa, nel senso che è un posto che è aperto da 5 anni, è uno dei 151 laboratori urbani di Bollenti Spiriti, e adesso, come accade sempre, devi affrontare un nuovo ciclo. Noi un po' in Puglia che lavoriamo sulle idee incoraggiando il protagonismo dei ragazzi, adesso è il momento di mettere insieme spazi, idee, energie, anche perché il momento per i giovani è difficile, quindi dobbiamo usare tutte le risorse a disposizione.